mondo dei film di animazione è un mito, la Toscana lo ha accolto come continuatore di quel lavoro di ricerca e di creatività di cui Firenze è monumento eterno. John Lasseter, fondatore insieme a Steve Jobs della Pixar e direttore creativo anche della Walt Disney, ha ricevuto la medaglia d'argento dal Consiglio regionale. Un riconoscimento al pioniere, si legge nella motivazione, che ha intuito la potenzialità e la portata rivoluzionaria dei computer nel suo settore. Ma la tecnologia, ha detto Lasseter durante la lectio magistralis che ha tenuto al Parlamento degli studenti toscani, è soltanto uno strumento. Fu il suo mentore, Ollie Johnson, un grande animatore, a rivelargli la regola il giorno in cui Lasseter gli portò alcuni disegni di cui non era soddisfatto. Lui ha preso i fogli di animazione, li ha fatti scorrere, ha guardato l'animazione, poi si è girato verso di me e io mi aspettavo che mi parlasse del disegno. Però lui mi ha detto: cosa sta pensando il personaggio? Per lui l'importante non era il personaggio, lui riusciva ad andare oltre la carta, a guardare dentro il personaggio. Quindi mi ha chiesto: cosa sta pensando il personaggio? Ogni movimento di un personaggio animato deve sembrare generato da quello che in quel momento attraversa la mente del personaggio. Ecco quello che Johnson mi ha insegnato. Ed è quello che fa sembrare vivo un personaggio, che fa sembrare che stia pensando, che stia provando delle emozioni. E questo è un insegnamento che non mi ha mai abbandonato. Neppure quando, poco dopo, l'informatica entrò nei processi produttivi dei film di animazione, aggiungendo finalmente quella terza dimensione che mancava ai cartoni animati della Disney. E ho seguito questo mio interesse, questa mia passione, fino alla California Dreamworks, agli studi di George Lucas, dove stavano realizzando delle ricerche, degli studi sull'animazione in fase avanzata. E ho scoperto tutti questi esperti, questi tecnici, però non c'era un artista. E io mi sono reso conto di questa necessità, e anche loro se ne sono resi conto, e mi hanno invitato a collaborare con loro. E la cosa mi ha terrorizzato perché io non ne sapevo molto, io non avevo mai usato un computer, non ne sapevo nulla e quindi ho pensato che sarei andato lì ad imparare quello che sapevano loro. Questa piccola compagnia di esperti ha di fatto inventato l'animazione al computer, avevano tutti una laurea e io mi sono detto che non sarei mai riuscito a sapere quello che sapevano loro. Poi però mi sono detto, in fondo loro non sanno quello che so io, e cioè come far vivere un personaggio, dargli una personalità, dargli delle emozioni attraverso il semplice movimento. Questo è quello che mi aveva insegnato Ollie Johnson ed era quello che io sapevo fare. E allora mi sono detto, io non imparerò quello che loro sanno fare, lavorerò insieme a loro, collaborerò con loro e quello è diventata la base per la Pixar. Insomma, secondo Lasseter, quel che conta per avere successo anche in un settore ad alta tecnologia come i film di animazione sono la storia, i personaggi e le emozioni. Art challenges technology. L'arte che sfida la tecnologia è la tecnologia che ispira l'arte, quindi è un cerchio. Io magari ho un'idea e non sappiamo come realizzarla al computer. Poi iniziano a lavorare nel settore tecnologia e sviluppo per farla diventare una realtà e scopriamo cose che io magari da artista non ho mai visto. E questo mi ispira a creare qualcosa di nuovo e così il cerchio continua ed è una cosa veramente elettrizzante. Quando Steve Jobs ha comprato il nostro gruppo dalla Lucasfilm, è stato nel 1986, c'è stata la SIGGRAPH, una conferenza di grafica informatica, e noi abbiamo prodotto il nostro primo filmato che si intitola Luxo Junior, il primo che abbiamo prodotto alla Pixar. Continua il restauro dei marmi della Galleria degli Uffizi. L'ultimo lavoro, portato a conclusione grazie ai fondi raccolti dalla sezione toscana di Italia Nostra, è il Seneca Morente, opera che risale al primo secolo d.C. e che rappresenta una delle migliori repliche di un modello ritrattistico molto amato dalla cultura artistica del Rinascimento europeo. Questo è uno dei più bei ritratti del cosiddetto Seneca Morente, il ritratto di un intellettuale dal volto scavato, dolorante quasi, che nell'antichità è stato replicato più di 60 volte, quindi un personaggio senz'altro molto famoso, che però noi non sappiamo esattamente chi sia. Si pensa che sia forse Esiodo, Ennio, qualche celebre poeta dell'epoca arcaica, del
VII oppure del III secolo avanti Cristo. Ecco il ritratto che abbiamo noi, gli Uffizi spicca fra queste 60 repliche per la qualità, per lo stato di conservazione eccezionale, uno stato di conservazione che adesso è pienamente godibile proprio grazie a questo restauro. Il restauro del Seneca, realizzato da Gabriella Tonini e Luis Pierelli, rientra nell'operazione di restauro complessivo dei marmi della collezione degli Uffizi. A suo tempo la galleria nacque come museo di arte contemporanea, visto che Francesco I de' Medici vi raccolse opere cinquecentesche, quindi del suo tempo. Però il senso della tradizione era fortissimo, il senso della continuità era fortissimo, il collezionismo di anticaglie, come si dice, nella famiglia Medici era molto forte, per cui effettivamente c'è questa commistione, una commistione che noi tentiamo di recuperare. I fondi per il restauro sono stati raccolti da Italia Nostra anche attraverso una lunga serie di visite guidate alla Galleria degli Uffizi. Si tratta di una serie di visite guidate che sono state fatte sia da Fabrizio Paolucci, sia da Carlo Sisi, sia da me stessa, insomma, alle varie parti della Galleria degli Uffizi, con focus sulla Galleria dei Marmi, ma anche per la tribuna della tribuna appena restaurata, presentata ai gruppi, e soprattutto le nuove sale. Siccome è stata un'esperienza così importante, così ben riuscita, contiamo, e ne do annuncio proprio oggi, di far proseguire questo progetto con una cadenza, diciamo, annuale, per cui Italia Nostra Toscana restaurerà ogni anno una scultura, un busto oppure anche una scultura più impegnativa, qualora ci fosse una partecipazione di soci molto numerosa a queste visite guidate. Amerigo Vespucci nacque a Firenze il 18 marzo del 1454 e morì a Siviglia nel 1512. Per celebrare i 500 anni dalla sua morte, la sovrintendenza del Polo Museale Fiorentino gli ha dedicato a Palazzo Pitti una mostra sugli usi e costumi dei nativi americani. Gli abitanti di quel continente sterminato, che scoperto da Cristoforo Colombo, alla fine prese il nome da Amerigo, anche se in realtà Vespucci esplorò un'area geografica più a sud di quella in cui vivevano gli indiani d'America. La mostra, curata da Herman J. Viola, è incentrata in particolare su quelle terre del nord in cui i coloni bianchi penetrarono a partire dal 600, in una incessante avanzata verso l'ovest e il mitico Far West che si protrasse fino all'800. La mostra dedicata ai nativi d'America crea due opportunità di visita davvero eccezionali dentro le mura di Palazzo Pitti. Una sezione della mostra dedicata alle tribù indiane, come si diceva noi, ma come più correttamente bisognerebbe dire dei nativi, ed è ubicata nell'andito degli Angiolini. E poi prosegue nella Galleria del Costume con manufatti, specialmente tessili o decorazioni di perle o il famoso e bellissimo casco piumato, che danno l'idea anche dello stile di vita e delle usanze di questi popoli. L'esposizione presenta testimonianze della storia e della cultura dei nativi americani attingendo al patrimonio del Gilcrease Museum, oggi di proprietà della città di Tulsa e punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo. L'allestimento si pone l'obiettivo di smentire la rappresentazione degli indiani dei primi film americani del secolo scorso, che li hanno dipinti come una popolazione violenta in forte contrasto con l'avanzata della civiltà e del progresso. Attraverso fotografie e dipinti di territori immensi, oggetti di uso comune quotidiano, armi, abiti e suppellettili, è stata ricostruita la vita delle tribù, con i guerrieri a caccia dei bufali e le loro famiglie in attesa nei villaggi, a strettissimo contatto con una natura che fu la prima ispiratrice di una profonda religiosità. La mostra vuole essere un omaggio alla civiltà che è stata individuata come tipica del continente americano prima che la grande corsa all'ovest, occidentalizzazione dell'intero continente, cambiassero così profondamente le antiche abitudini e gli originari spazi. È anche un omaggio alle esplorazioni di cui è stato campione Amerigo Vespucci, al punto da dare al continente scoperto da Cristoforo Colombo il proprio nome, e cade nell'anno vespucciano come una delle iniziative che appartengono al programma espositivo cittadino.
In apertura del percorso espositivo c'è un insieme di ritratti a olio e fotografici di capi e membri di varie tribù. Tra gli autori il famoso fotografo Edward Sheriff Curtis, noto come la Chiappa Ombre. Nella galleria del costume spiccano invece oggetti da cerimoniale, copricapi piumati, gioielli, abiti in pelle di animali decorati da perline di vetro. Seguono dipinti della seconda metà dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento, di artisti americani di formazione europea che celebrarono la bellezza degli infiniti orizzonti dell'America incontaminata.